Abbiamo qualche problema? Sì, ci siamo, prego. Grazie Presidente, buongiorno onorevoli colleghe e onorevoli colleghi. La convenzione che ci apprestiamo a ratificare è già stata puntualmente esaminata dal relatore, dal collega relatore senatore Pellegrini. A mio avviso giova comunque puntualizzare il contesto nel quale ci troviamo e del quale parliamo. Gli ultimi 30 anni hanno visto un'enorme accelerazione e progresso nella tecnologia dello scambio di informazioni e della comunicazione, volgarmente detta Internet. Questo ha contribuito ad aumentare enormemente la raccolta delle scommesse sportive a livello nazionale e internazionale, rendendo dunque ancor più appetibile questo settore dell'economia per la criminalità organizzata. Peraltro, la facilità di comunicazione rende anche vulnerabile ai malintenzionati, a chi vuole distorcere in maniera dolosa il sistema, lo stesso ambiente delle scommesse sportive. Rimanendo in Italia, secondo l'agenzia giornalistica sul mercato del gioco, nel 2017 il valore della raccolta delle scommesse sportive, ripeto, solo in Italia, ha superato i 10 miliardi di euro. Di questi, 4 miliardi 327 milioni sono stati raccolti dai soli monopoli di Stato, dati che potete ricavare dal libro blu dei monopoli di Stato. Confermata anche, sempre riferita solo alla raccolta di scommesse sportive da parte dei monopoli di Stato, un trend all'aumento estremamente significativo. Nel 2015 i monopoli hanno raccolto solo per scommesse sportive poco più di 2 miliardi di euro. Nel 2016 erano oltre 3 miliardi. Nel 2017 sono arrivati appunto a più di 4 miliardi. I dati 2018 non definitivi di cui dispongo sembrano confermare il 2017. Di conseguenza, è proprio per le scommesse sportive sono vulnerabili e ne siamo coscienti, anche a livello storico, non solo per gli importi, non solo a livello eventuale. Chi di noi non ricorda lo scandalo di Calciopoli nel 2011? Qualcuno di noi forse ricorda anche il fenomeno del Toto Nero, l'inchiesta sul Toto Nero del 1980. L'impatto economico, ma anche di immagine sull'intero paese di questi fenomeni criminali è evidente a tutti. Per reprimere queste distorsioni in questo settore, che per l'economia italiana e anche per lo Stato italiano, non ce lo nascondiamo, è fondamentale, indichiamo e apprezziamo particolarmente il combinato disposto degli articoli 5, 12 e 13 della stessa convenzione. Mi riferisco all'articolo 5 che prevede l'analisi del rischio della singola competizione sportiva, agli articoli 12 e 13 che prevedono lo scambio di informazioni sia a livello nazionale tra tutti i soggetti coinvolti sia a livello internazionale, e in più il fatto che gli singoli stati debbano mettere in piedi una piattaforma che è un vero e proprio hub delle informazioni di uso interno ed esterno rispetto allo Stato stesso. La fase preventiva è fondamentale e speriamo che la fase repressiva diventi efficace. Il rischio di manipolazione di questi eventi va oltre, ripeto, la sfera economica, che pure rimane significativa, investendo l'immagine del nostro Paese e anche l'immagine di tutti i soggetti che col crimine non hanno a che fare, ma che ne rimangono sporcati. Per questo motivo tale piattaforma e tale sistema messo in piedi dalla Convenzione riscuote il parere favorevole del gruppo della Lega Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione, a nome del quale chiedo voto favorevole per la Convenzione stessa.